Una banda specializzata in furti nelle scuole è stata sgominata dai carabinieri di Napoli, che hanno arrestato una ventina di persone. Il gruppo, secondo quanto emerso dalle indagini, era alla ricerca di istituti scolastici con attrezzature informatiche nuove, appena assegnate grazie ai fondi europei. I reati contestati sono associazione per delinquere, finalizzata ai furti nelle scuole e ricettazione. Numerose sono le scuole saccheggiate dalla banda in tutte le province campane, prevalentemente nel capoluogo partenopeo. Un business milionario tenuto sotto controllo e poi interrotto dai carabinieri della compagnia Vomero e Stella, che sono riusciti a identificare i componenti del gruppo, ricostruirne i movimenti e seguirne in diretta gli spostamenti, recuperando l'area furtiva subito dopo i colpi. In un'intercettazione i ladri parlano della loro abilità e quantificano i guadagni. Siamo una paranza troppo forte, coi furti nelle scuole facciamo 1.000 euro a sera, 27.000 euro con la vendita del materiale di un solo furto. Grazie ai finanziamenti stanno rifornendo le scuole e noi li facciamo piangere. Sì, è una criminalità particolare che anche compiendo reati, diciamo, di criminalità diffusa come il furto o la ricettazione recava un danno gravissimo ai nostri giovani perché li colpiva nel momento delle possibilità di istruzione, di loro miglioramento e di crescita. Tra parentesi, fornendo degli esempi di illegalità particolarmente gravi. Siamo arrivati attraverso la metodologia classica delle indagini di polizia giudiziaria, partendo dal territorio. Questo è secondo me un motivo ulteriore di soddisfazione, perché è un'attività che ha visto protagonista l'Arma dei Carabinieri in tutte le sue declinazioni.